Allora, sento spessissimo, sento un sacco di volte persone che dicono io soffro, io sto male, io non ce la faccio più, io, però non so come fare per smettere di soffrire, non so come fare per uscire da questa situazione, non so come fare per fare questa cosa, non so come fare per fare quest'altra cosa. E la mia domanda è questa, voglio partire da un altro concetto, voglio partire, se non sai come cucinare un piatto, cosa fai? Se non sai come guidare la macchina, cosa fai? Se non sai come comportarti in una certa situazione, cosa fai? Cosa faccio se devo cucinare un piatto? Mi documento, leggo, imparo, ce lo cerco in internet, cerco la ricetta. Se devo imparare a guidare l'auto, vado a scuola guida. Se devo imparare l'inglese, vado a scuola d'inglese, vado da qualche parte, faccio qualcosa che mi dia le competenze e le conoscenze. Chissà perché, quando parliamo di amore e di relazione, tutto questo non lo facciamo. Cioè, vogliamo uscire da una situazione, ma non facciamo nulla per cercare di uscire da quella situazione, per imparare come uscire da quella situazione, per cambiare qualunque cosa della nostra vita abbiamo bisogno di conoscenza. E questa conoscenza non basta, perché insieme alla conoscenza ci vuole l'esperienza. Per avere quell'esperienza vuol dire che io devo mettere in pratica tutta la conoscenza che ho acquisito. E qui subentra il secondo problema, è la voglia di farsi il culo. La voglia di mettersi in gioco, la voglia di, una volta che ho capito che cosa devo fare, che so che cosa devo fare, la vera sfida è farlo. La vera sfida è proprio quella, la vera sfida è fare tutto quello che è necessario per raggiungere, per ottenere ciò che voglio. Questo è quello che la maggior parte delle persone non è disposta a fare. Quindi sono anni che io parlo con persone che mi dicono: voglio cambiare la mia vita, voglio cambiare la mia relazione, voglio essere più felice, voglio, ma uno, non hanno chiarezza. Che cos'è la felicità? Che cos'è? Le persone non sanno rispondere. Voglio essere felice, ma non so rispondere a questa domanda. Che cos'è la felicità? Boh, che cosa renderebbe felice? Quando chiediamo che cosa ti renderebbe felice, tendenzialmente le persone spostano l'attenzione sugli altri. Rientriamo nei vecchi schemi che sono quelli di sono loro che devono fare qualcosa. Non devo essere io, non devo essere io a fare lo sforzo di sollevarmi dalle mie pene. Devi essere tu a farlo al posto mio. Io sto soffrendo, io sto male e tu devi fare qualcosa e tu devi rendermi felice e tu devi dividere la mia sofferenza, ti devi far carico della mia sofferenza. La maggior parte delle persone ragiona così, per questo non riesce ad uscire, per questo non riesce a cambiare. Chiudo quella relazione, soffro. E beh, è normale. Come faccio, Ettore, a non soffrire? Ma perché non dovresti soffrire? Chiudere una relazione fa male? Sì. Creare delle nuove abitudini fa male? Sì. Darsi da fare per cambiare la propria vita è faticoso? Sì. E allora il pensiero che devi avere non è non soffrire durante il cambiamento, ma utilizzare quella sofferenza per raggiungere un punto migliore della tua vita, per raggiungere uno stato desiderato migliore della tua vita. Invece, quello che le persone mi dicono sempre: non voglio soffrire. Se voglio cambiare la mia vita, mi devo mettere in gioco. Se voglio cambiare la mia vita, devo fare qualcosa che non ho mai fatto prima. Devo cambiare abitudini, devo prendere decisioni, devo fare delle scelte. Prendere decisioni e fare delle scelte comporta molte volte una sofferenza. Se scegliere qualcosa è così semplice, se scegliere, mi viene così naturale, così spontaneo su qualcosa, forse quella cosa non starà cambiando la mia vita. Mi sveglio la mattina, mi devo mettere i calzini,
metto quelli neri, o metto quelli grigi, cosa mi cambia? Prendo il primo paio e me lo metto. Ma se voglio, se quella scelta invece è così importante per la mia vita, allora certo che è più complicato, certo che mi costa più fatica. E invece noi no, noi vogliamo cambiare, vogliamo cambiare le nostre vite, però non vogliamo fare fatica. E quindi ci rivolgiamo al santone di turno, al guru di turno, ci rivolgiamo ai riti magici, alle carte, a San questo, a San quell'altro, perché è sempre un modo per non farci carico della responsabilità del cambiamento. È sempre quello il discorso. Tutti vogliamo qualcosa, ma non vogliamo sforzarci di farlo. Ti devi dare da fare, la tua vita dipende da te, è tua responsabilità. Vivi una situazione che non ti piace, è anche una tua responsabilità se sei in quella situazione. Hai una relazione che non ti fa stare bene, è anche una tua responsabilità. Le persone ti trattano come in un modo che non ti piace, è anche una tua responsabilità. È sempre anche una tua responsabilità, anche se tu non ti sei infilato in quella situazione, anche se tu non ti sei infilata in quella situazione e ti ci sei trovata per caso, perché non hai visto, perché l'hai giudicato male, hai valutato male, nel momento in cui rimani in quella situazione, la responsabilità è tua. La responsabilità è tua se vivi una situazione che non ti piace, ma rimani in quella situazione. È tua responsabilità, perché puoi fare qualcosa per uscirne. Puoi trovare una strategia. È inutile, sì, ma non posso, non ce la faccio, ora ho un altro problema, ora. Le cose non si risolvono in maniera magica. Io parlo ogni giorno con persone che dicono: voglio uscire da questa situazione, ho bisogno di lavorare, però il lavoro lo voglio sotto casa, questo non lo posso fare, quello non lo voglio fare, e come faccio? È mezza giornata, è tutta la giornata, è un quarto di giornata, il sabato e la domenica lo voglio libero. E allora non hai veramente bisogno di lavorare. Metti altre cose davanti al tuo desiderio di lavorare, al tuo desiderio di autonomia. Se io voglio essere autonomo, vado a fare qualunque lavoro, poi è normale che ne posso cercare altri nel frattempo. Ma intanto prendo qualcosa, intanto inizio a fare qualcosa. Invece no. Noi vogliamo che siano sempre gli altri a fare qualcosa. Io voglio separarmi, però speriamo che sia lui, che sia lei a fare qualcosa. Io voglio essere felice, però speriamo che sia lui, che sia lei a fare qualcosa. Non funziona così. Siamo una manica di infelici. Intorno a noi vediamo tutte persone infelici. Probabilmente anche tu sei una persona infelice, o sei stata una persona infelice, perché non ti assumi la responsabilità di cambiare la tua vita. La cosa migliore sarebbe parlare con noi stessi. Cosa voglio fare? Cosa voglio dalla mia vita? E cosa devo fare per ottenerlo? Invece è molto più semplice dire: sei tu che devi amarmi, sei tu che devi sollevarmi dalle mie pene, sei tu che devi. E se non lo fai, sei brutto e cattivo. Io ti amo, e quindi, guardate l'egoismo, io ti amo e quindi tu devi. Io ti amo, tu devi. Io soffro, tu devi. Io voglio cambiare la mia vita, tu devi. Io voglio essere felice, tu devi. Ma non funziona. Non funziona. Io voglio essere felice, quindi io faccio tutto quello che è necessario per esserlo. Io voglio vivere una relazione d'amore sana, produttiva, felice, faccio tutto quello che è necessario per viverla. E sì, ma se l'altro non mi dà quello che voglio, ma non perché per forza di cose non debba volere, perché magari non è in grado di darmela, perché ha una visione della vita diversa, delle convinzioni diverse, dei condizionamenti diversi. Se quello che tu mi dai per me non è abbastanza, dov'è l'amore? Dov'è? Eppure rimaniamo in queste situazioni, quando sarebbe molto più semplice dire: sto con quella persona perché non voglio stare da solo. Io non voglio cambiare quello che sono e quindi mi tengo a quest'uomo, mi tengo a questa donna, mi faccio andare bene quello che ho. Una persona veramente consapevole non riesce a stare ferma. Una persona veramente consapevole dopo agisce. Il problema è che la maggior parte delle persone non sono consapevoli, fanno finta di esserlo, ma non sono consapevoli. Perché se io sono consapevole che la situazione in cui vivo è una situazione che mi fa male, non posso rimanerci. Non sono consapevole. Ho la paura che mi blocca.
Quando è che abbiamo paura? Abbiamo paura quando non abbiamo la conoscenza. Lì abbiamo, là nasce la paura. Non la, io posso essere consapevole di dover cambiare, posso dire, ma questa situazione mi fa troppo male, però ho paura perché non so come fare, ma non voglio fare lo sforzo di procurarmi la conoscenza. È più semplice, ripeto, dire sei tu che devi cambiare, sei tu che mi maltratti. Ma la mia domanda è: perché tu ci stai insieme? È perché lo amo. Sempre la solita vecchia storia. Se mi ami devi rinunciare a qualcosa, se mi ami devi. E poi parliamo di egoismo, poi parliamo di egoismo. Tu sei egoista perché pensi solo a te stesso e non pensi mai a me, ma tu a te ci pensi. Tu che mi stai guardando, tu che stai ascoltando, ci pensi a te. Cosa, qual è l'ultima cosa che hai fatto per te? Allora, sono andato al bar e ho mangiato una brioche, sì, ok. Ma l'ultima cosa emotiva che hai fatto per te? Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatta valere? Quando è stata l'ultima volta che non hai permesso a qualcuno di umiliarti? Quando è stata l'ultima volta che non ti sei fatta schiacciare o non hai permesso a qualcuno di trattarti male e poi tornare a fare finta di niente? Quando è che veramente ti sei dimostrato amore? Questa è la domanda che ti devi fare. La paura di fare qualunque cosa, la paura di non essere accettati, la paura di essere giudicati. Paura. Però chi mi ama mi deve prendere, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Chi mi ama mi deve prendere per quello che sono, però poi sto zitto, non parlo, non dico, perché se no se ne va, mi lascia, mi pensa così, a rompi coglioni. Quindi meglio che sto zitta. E lo chiamiamo amore. Un sacco di volte io ascolto donne, parlo con donne che si lamentano di non essere ascoltate, ma non parlano, hanno abituato l'altro a non essere ascoltate. L'altro giorno sentivo una persona che diceva: ho fatto di tutto per cambiare la mia situazione, ho fatto di tutto. La mia domanda è sempre: e che cosa hai fatto? Allora, visto che litigavamo sempre, ho deciso di stare zitta. Ah, grande! E quanto è durato? Guarda, dopo 5 giorni sono scoppiata, non ce l'ho fatta più, e ci credo. Tu vuoi risolvere una situazione facendo una scelta che è peggio della situazione che vivi. Quindi, siccome non ci capiamo, siccome non riusciamo a comunicare, non è che impariamo a comunicare meglio. No, smettiamo proprio di comunicare. Faccio finta di niente. Tutte quelle cose che prima non mi andavano bene, ora per vivere in pace, cosa faccio? Sto zitta. Quindi io preferisco una sofferenza costante e continua. Costante e continua, preferisco rodermi il fegato, farmi venire le malattie, farmi avere gli sfoghi piuttosto che rimanere sola. E quindi resto con una persona che mi fa male, con una persona che mi umilia, con una persona che, ma 1000 volte meglio solo, meglio soli che mal accompagnati, meglio soli che mal accompagnati. E invece noi scegliamo persone che, distruttive, persone che ci umiliano, persone che ci fanno soffrire, abbiamo paura però di stare da soli. Ma stiamo scherzando? È come dire, tra uno che ti prende a botte le ginocchia o startene steso sul letto bello rilassato, cosa preferisci? No, guarda, io sul letto sono da solo, quindi preferisco che quello continui a martellarmi le ginocchia. Penso che nessuno farebbe questa scelta. Però quando ragioniamo emotivamente, no, perché se non sono in coppia sono una fallita, nessuno mi vuole se non sono in coppia, e allora soffriamo, continuiamo a soffrire. Però l'altro deve fare qualcosa. E se tu non fai niente, allora maghi, maghetti, energie, anime gemelle, fiamme, cieli azzurri, cieli stellati, eccetera, eccetera, eccetera. Se non agisco, non cambia niente. Io ottengo quello che semino. Quindi se io merito qualcosa, vuol dire che ho fatto qualcosa per averlo. Molte persone vivono una vita di sofferenza, agiscono in maniera sofferente, hanno pensieri sofferenti e quindi cosa possono ottenere? Solo la sofferenza. Nient'altro. Ci sono persone che l'unica cosa che possono avere nella loro vita è la sofferenza. Punto. Perché tutte le loro azioni sono volte alla sofferenza, perché giustificano, perché non fanno, perché rimangono e a un certo punto tornano con quelle belle frasi da Facebook: chi ti ama fa tutto per te. Chi ti ama, se mi ami, io vengo prima
chi ti ama ti mette prima di se stesso. Io prenderei a schiaffi queste persone che scrivono queste minchiate e poi prenderei a schiaffi chi ci crede, perché alla fine, in qualunque dei due modi la vedi, se io metto un'altra persona prima di me, sono destinato a soffrire. Se io voglio che l'altra persona mi metta prima di se stessa, beh, allora anche l'altra persona può pretendere che io la metta prima. E allora come ne usciamo? Se io ti devo mettere avanti a me e tu mi devi mettere avanti a te, vuol dire che qualunque cosa vuoi tu non è importante, deve essere più importante quello che voglio io. Ma non ne usciamo, perché se io ti devo mettere avanti, anche tu mi devi mettere avanti. Quindi vuol dire quello che vuoi tu è più importante, ma allo stesso tempo quello che voglio io è più importante. E quindi come funziona? Chi ha ragione? Chi lo fa? Chi non lo fa? Ma vi rendete conto dell'assurdità? Viviamo in un'assurdità. Come faccio a smettere di soffrire? Inizia ad utilizzare quella sofferenza. Inizia a capire come fare. Inizia a capire perché c'è la paura. Inizia a capire come muoverti. Solo così potrai cambiare veramente la tua vita. Solo così. Non esiste altro modo. Non esiste altro modo. Sempre con amore.